tutti cari amici dello Sport Milano 3, siamo con Nick Tandoia alla vigilia di gara 2 in programma questa sera alle ore 21 sul campo di Vissone. Bisogna azzerare tutto, anche la vittoria di 9 lunghezze, perché si ricomincia 0-0. È una formula particolare rispetto agli altri anni, però bisogna tornare in campo e soprattutto vincere per mettere al sicuro una qualificazione che vorrebbe dire poi raggiungere le semifinali. Sì, sì, sicuramente si scende in campo con in testa 1-0-0. Cancelliamo la vittoria dell'andata, si parte dallo 0-0 e l'obiettivo, appunto, come hai detto tu, portare a casa la vittoria ad ogni costo. Si ritorna in campo dopo davvero 3 giorni. In questa stagione siete comunque stati abituati a giocare a ridosso qualche partita, quindi non è una novità. L'energia dove si trovano e soprattutto che partita ti aspetti, Nick? Sì, quest'anno ci sono stati molti turni infrasettimanali, quindi diciamo che un po' siamo abituati, abbiamo preso il ritmo. Di sicuro ora siamo ai playoff, quindi si deve andare oltre la stanchezza fisica, mettere tutto quello che si ha e dare il massimo. Ringraziamo Nick Tandoi per essere stato qui con noi. Vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle ore 21 sul parquet di Vissone per gara 2, match dell'andata 82-73 in favore dello Sport Milano 3, quindi più 9. Però ripetiamo che si parte da 0-0. A stasera.